Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul Piccone Viaggiatore, una delle serie che a quanto pare preferite qui su Quid sul Server 2. Allora, nello scorso episodio io vi ho rivelato che la natura di questa serie è meno programmata rispetto alle altre e quindi ve lo dimostrerò in questo episodio perché ho preso degli appunti. Innanzitutto faccio i complimenti a tutti voi che mi seguite perché avete compreso appieno lo spirito di questa serie e mi avete dato dei consigli, tantissimi consigli, però proprio del tipo che piace a me, cioè consigli estetici su come aggiustare alcune cose a livello visivo, non su come sopravvivere. E infatti ho gradito così tanto il vostro coinvolgimento nella mia partita che mi sono preso degli appunti. Allora, colorare le pecore con il lapislazzuli, adesso ci proverò immediatamente. Poi il tetto della mia piccola coltivazione, perché giustamente mi dite se è in legno l'ombra non fa crescere le piante perché non arriva la luce del sole. Giustissimo ragazzi, quindi farò anche questa cosa. Dopodiché i vetri colorati, mi avete spiegato come fare i vetri colorati, quindi andrò a prendere del colorante. Nella parte finale dello scorso episodio abbiamo visto che qui è pieno di fiorellini rossi. In realtà io vorrei fare qualcosa di azzurro o di viola, poi vediamo quanto lapislazzuli riesco a recuperare. E poi mi avete detto che avrei dovuto fare un ponticello che riuscisse a portarmi dalla mia nuova dimora fino al magazzino. Ovviamente il letto l'avrei dovuto spostare qui, ma questo l'avrei fatto anche senza consigli, insomma è abbastanza ovvio. E poi mi avete giustamente ricordato di fare la torre in cima al tetto. In realtà ragazzi, la torre voglio farla, la farò. Il problema è che volevo chiudere del tutto la casa per non avere problemi nottetempo con i mostri. Quindi adesso la mia casa è un posto sicuro e adesso ci porterò anche il letto e poi ci daremo la pazza gioia, costruiremo. Dunque, molti mi hanno anche consigliato una cosa strafiga, anzi uno solo mi ha consigliato questa cosa, di mettere dell'acqua sul tetto qui e di far calare l'acqua in questo ruscelletto. Io credo che sia molto figo. Quindi magari ci proviamo, io sono del tutto incapace ragazzi, ve lo dico, non sono bravo a fare queste cose, non le ho mai fatte e soprattutto non so bene come comportarmi con l'acqua in Minecraft, però è un'ottima idea, mi sembra molto scenografica come cosa. Quindi vi faccio vedere che vi ascolto e tolgo tutte queste plates. Mentre faccio questa operazione che è parecchio noiosa, io vorrei dirvi anche un'altra cosa. Alcuni commenti recitavano più o meno così: Sinergo, avevi detto che sarebbe stata una serie avventurosa, ricca di viaggi. Lo so che sarebbe dovuta essere una serie avventurosa, ma mi sono preoccupato di farmi prima un campo base, altrimenti parto, vado in giro, trovo delle cose, non ho neanche un posto dove portarle le cose che trovo, quindi credo che tra poco sarò pronto a partire e vi rivelerò anche un altro mio piano. Ho intenzione di costruire una strada, una bella autostrada, cioè io parto dopo aver minato diverse ore, quindi sono pieno di cobblestone, parto e faccio una strada molto lunga di pietrisco, strada alla quale applicherò dei cartelli per orientarmi meglio, così non avrò bisogno neanche di una bussola. In realtà ho della redstone, se non sbaglio, potrei farmi la bussola, ma alcuni di voi mi hanno detto che mi riporterebbe al mio primo spawn e non allo spawn del mio letto, quindi sono un po' dubbioso a riguardo. Siccome è notte e ci sono i creepy tutti intorno, porca puttana, guardate il crippo. Oh, ciccio. Eccolo qua. Questa è l'ultima notte che dormo in questo posto di merda. Oh. Portiamo il letto nella mia vera casa. Poi magari ci facciamo anche una porta di ferro, così siamo proprio blindati al 100%. Allora, qui, da questo versante, andrei a piazzare il nostro lettino. Così. Perché ne ho piazzato solo metà? È un griccione, ragazzi. Perché non si vede? Ah, ok, adesso si vede così. Si era glitchato il letto, sono riuscito a glitchare un letto. Ok.
Qui ci mettiamo una poltrona. Mettiamo anche un'altra poltroncina qui, nell'angolo. E là. Oh, perfetto. Direi che siamo andati alla grande. In realtà potevo farla anche qui. Poggiamo un piano anche qua. Oh, fighissimo. Mi ricordo la prima volta che ho trovato la casa di un villico e mi sono innamorato letteralmente dell'arredamento, perché era figo, era pieno di tavolini. Dai ragazzi, è accogliente, è molto accogliente. Andiamo al piano di sotto e cominciamo a mettere in pratica i vostri consigli. Allora, per prima cosa prendo il lapislazzuli e mi dirigo verso una pecora cercando di renderla azzurra. Questo perlomeno è quello che spero accadrà. Poi non ne sono sicurissimo in realtà. Vorrei attirare una pecora, perché se la faccio diventare blu ma non posso portarla con me, non risolvo poi molto. Creiamo un bel po' di farina d'ossa. Grano ragazzi. Grano che ci voleva, eh. Ci voleva tanto tantone. Andiamo a recuperare gli ovini e rendiamoli colorati, su. Vorrei fare una prova, perché mi avete detto che il lapislazzuli è più o meno come se fosse un colorante. Quindi mettendo questo più questo. Ottimo! È la prima volta in Minecraft che faccio una tintura. Sono molto soddisfatto. Ci ho giocato tanto a Minecraft, ma erano altri tempi quando ci giocavo io. Era tutto molto più semplice, c'erano pochissimi. Oh! Pecora blu fantastica. Vieni qua, troia. Se ne trovo un'altra la faccio rossa, che deve diventare la mia pecora da tappeto. Questa è nera, perfetto. E questa è bianca, madonna che culo ragazzi. Vieni qua ciccia. Oh, adesso c'ho tre colori di pecora. Venite con me, venite. Bastarda, sembra ponio. Girati, oh. Perfetto. Oh, ragazze, adesso dobbiamo evitare di cascare nel burrone. E non sarà troppo facile. Tu schifosa, vieni qua, sembri una monaca. Forza. Ok. Forza da questa parte, con calma, signore, senza spezzarci le ginocchia. Un pipistrello, di giorno. Il mondo di Minecraft continua a stupirci. Ok. Per il momento, e dico per il momento, vi tengo in casa. Non mi cagate sul tappeto, non mi mangiate i mobili. Forza, signore, tutte dentro. Dentro. Troia. Dai, forza, vieni qua. No. Dai, mi stanno facendo consumare tutto il fottuto grano. Dentro, dai. Dai. Oh, e una è andata. Dai, due, forza. Quella blu ha mangiato, adesso ha deciso che non vuole più collaborare. Oh, siete in trappola adesso. Ora che vi tengo qui, io vi faccio accoppiare. Vediamo se figliano in maniera soddisfacente. Oh, viene fuori una pecora. Vediamo se si accoppiano. No, è successo un cazzo. Però va bene. Il pian terreno lo dedichiamo per il momento alle pecore. Oh, quanta lana mi dai? Te non ti posso ancora tosare che sei piccinino. Lana blu, lana rossa, tappeto blu, sì. Oh, il tappetino davanti al letto. Tappetino anche qua in mezzo. Dai, sta diventando davvero accogliente questo posto. Allora, secondo i vostri consigli, il vetro colorato dovrebbe farsi in questo modo. E infatti, ragazzi, non mi prendevate in giro, avevate ragione. No, non posso fare le finestrelle. Che palle. Come cazzo ci è venuta la pecora al piano di sopra? Vediamo se ottengo un'illuminazione tipo discoteca. Porco il cazzo. Devo avere fretta con i vetri, perché non c'è verso di recuperarli poi. Alcuni di voi mi hanno detto che c'è un incantesimo addirittura per migliorare questa cosa, cioè per poter recuperare i vetri dopo averli rotti, ma non lo conosco.
Scendi giù, madonna, nella stanza le pecore. Io ti ammazzo, hai capito? Ti ammazzo perché qua sei completamente inutile. Col demonio mi devo tenere la pecora domestica qua dentro. Ma come cazzo ha fatto a salirci poi? Quello mi domando. Dai, torna giù. No, 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 fa che non salgano anche le altre. Me le ritroverò tutte da sopra, sono sicuro. E andiamo in cerca di sabbia. Spero che il piano funzioni, cioè quello di far calare l'acqua dall'alto. È un'idea molto bella, molto scenografica. Qui dove cazzo si arriva? Oh cazzarola, cazzarola. Credo di essere tornato più o meno dove c'erano i diamanti. Quella era la profondità. Non avrei dovuto sporgermi da lì, ma l'ho fatto perché sono curioso come una scimmia. Così vario anche un po' questo gameplay. Me ne vado un po' in caverna. Non so se verrà più lungo del normale, ragazzi, però aspettatevi una roba tipo 18 minuti, anche 20. Magari qualcuno si chiede in base a cosa io taglio i gameplay, cioè quali sono le parti che taglio, perché vedete che io taglio delle parti, magari non sapete esattamente qual è il criterio, e vi confesso che molto spesso non lo so neanch'io. E adesso arriviamo alla tragica parte in cui cerco di risalire. Cazzo. Torce, torce come se piovesse. Qui sono veramente cazzi. Oh, oh, oh. Miniera abbandonata. Porca puttana. Mi sono cagato addosso. Eccolo là. Lo sapevo che venivi da là sopra. Schifo maledetto. Si fa un po' pericolosa la faccenda. Sì. Mob spawner. Sì, mob spawner. L'ho rotto. Sì. Ah. Ok. Sono decisamente stancato di stare qua sotto. Devo cercare il modo di risalire. Ok, come al solito mi tocca scavare verso l'alto, sperando di non beccare blocchi di sabbia o altre cose pericolose. Madonna, ma quanto cazzo stavo in basso! Ero arrivato al centro della terra! È giorno, perfetto. Ce l'ho fatta. Ancora un'altra volta ce l'ho fatta. E mi trovo. Oh, sono vicino a casa. Che culo, ragazzi, sono vicino a casa. Tu niente, ormai sei una pecora da appartamento. Io quasi quasi ti faccio secca perché mi rompi il cazzo qua dentro. Vai, cuoci la sabbia come se non ci fosse un domani. Ecco qui. Ah, le colture si stanno naturalmente idratando. Fatemi disporre tutto in modo simmetrico, altrimenti alcuni di voi potrebbero sentirsi male. È un po' più grande da quella parte, ma non fa niente, non me ne frega. Mettiamo un po' di torce ai bordi, che mi avete detto che è importante mantenerlo caldo l'orticello. Dai, ma quanto vi ricresce sto cazzo di pelo? Intanto abbiamo 23 blocchi di vetro che però possiamo tranquillamente sbatterci su per il culo, visto e considerato che non abbiamo nulla da mangiare. Come posso procurarmi del cibo in poco tempo? Forse riesco a non morire. Se sono fortunato e se riesco a pescare. E adesso andiamo a fare sta pesca miracolosa. Bisogna sperare, ragazzi. Sì, pesce. Pesce. E adesso lo metto subito a cuocere. Dai, su. Dai. Sì. Che culo, signori. Dai un altro che c'ho fame, su. Sta diventando notte. La mattina presto è l'orario migliore per pescare, almeno così mi ha sempre detto mio padre.
Questo è il tramonto, non è mattina presto, però voglio dire. Situazione di luce è molto simile. Dai, su, su! Ci manca solo che mi spunta qualche schifoso alle spalle e mi ammazza. Sì! Terzo pesce. Quindi adesso ci facciamo sta bella cena e poi ci preoccupiamo di sistemare un po' le nostre cose. Uno, due e tre. Signori, siamo salvi. Andiamo a dormire, va. Innanzitutto, non voglio ripetere la brutta esperienza di ieri. E porca puttana, si è ghiacciato tutto. In corrispondenza di questa cosa qui, andiamo a fare una sorta di bordo. Questo è il bordo che dovrebbe favorire il vaffanculo. Andiamo a rifinire questa struttura perché così è un po' una merda. Ecco qua. Voi dite che cos'è che hai fatto? Ho fatto una roba che forse funziona, forse no. Vi ripeto, non sono molto esperto di costruzioni che prevedano l'impiego dell'acqua, soprattutto in modo dinamico, quindi l'acqua che scende, quindi potrei fare un sacco di stronzate una dietro l'altra. No, com'era la bussola? Una roba tipo così? Sì, era una roba tipo così, ma sono diventato bravissimo, ragazzi. Questa dove cazzo punta? E se io settassi lo spawn point qui? Ok ragazzi, niente, ho settato il punto di spawn, ho settato lo spawn relativo solo al mio personaggio, ho fatto tutto quello che potevo fare, ma purtroppo senza sortire nessun effetto, la bussola continua a puntare verso il mio primo punto di spawn. Allora, cerchiamo di pescare qualcosa. Eccolo. Che bello, lo vedo arrivare. È parecchio rilassante pescare in Minecraft. Devo dire che è carino. Qualcosina da mangiare ce l'abbiamo, eh? Quindi possiamo stare un po' più tranquilli adesso. Ragazzi, so che può risultare un po' discontinuo il gameplay, perché faccio una cosa, poi ne faccio un'altra, poi riprendo quell'altra. Però ci sono dei tempi morti in Minecraft, come ad esempio la cottura di alcune cose, che vanno riempiti in qualche modo. Quindi mentre cuocio questa roba, oh, vedete che carino che è venuto. Vetro, così, vetro. Stessa cosa dall'altra parte. Adesso non lo so se funzionerà, ragazzi. È un test. Ok. Non dovrebbe congelarsi più adesso l'acqua. C'è la copertura in alto. Da questa parte dovrebbe funzionare. Sì. Però mi sono allagato completamente. Mi sono allagato tutto perché si era congelato nel frattempo. E porco il demonio, merda, che bordello che ho combinato. Ma scusa, ma perché tutto sto casino? Ora se io ti rompo, mi prometti che non crei quel casino nero? E infatti l'unico problema era che si era ghiacciata l'acqua, mannaggia al cazzo. Quello era l'unico problema. Adesso mi dispiace dover ricominciare da zero con le colture. Dai che l'orticello sta... Ferme! Dai che l'orticello sta venendo davvero carino, ma davvero, eh? Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe andare. Sì! Funziona anche con due. Ah, ma l'acqua si... Cazzo! L'acqua si congela da sopra. Ora dovrei coprire tutto. Oh ragazzi, ce l'ho fatta, l'orticello è a posto anche con l'acqua che cala dal soffitto. E nel prossimo episodio cercherò magari di capire perché alle mie pecore non ricresce la lana. Anche se sì, un vago sospetto ce l'ho.